Ciao ciao ragazzi e ben ritornati in un nuovo video con la vostra Vale Mangaka. E oggi siamo in un nuovo acquisti anime manga. Questi acquisti, diciamo, sono tutti quei volumi, recuperi, alcune novità che non sono riuscita a trovare direttamente in fiera Arimini Comics. Ma bando alle ciance, iniziamo subito con i vecchi volumi. E purtroppo di novità ne ho trovata soltanto una. Iniziamo con il secondo volume di Otaku Teacher, edito dalla Planet Manga. È qualcosa di assurdo, è molto molto bello, è molto molto simpatico, l'insegnante è un otaku, quindi è qualcosa di assurdo, mi piace tantissimo. E se riuscite anche voi, naturalmente ve l'ho straconsigliato anche questo. Andiamo avanti con il 29esimo volume di Kenichi, edito dalla Planet Manga. È bello bello bello, mi sono rinnamorata di questa serie, mi piace moltissimo, straconsigliato, speriamo che finisca il breve possibile. Andiamo avanti con un altro volume che non avevo recuperato a Rimini Comics e che l'ho riuscita a trovare finalmente, se no altrimenti si sa dove andavo a cercarlo. Sto parlando dell'11esimo volume di As the Ghost Will 2, edito dalla Star Comics. Andiamo avanti con il terzo volume di Blood Mary, edito dalla J-Pop. È carino, niente di particolare, però ma è carino, qualcosa di niente di più, qua sempre sui generi, sui vampiri. Continuiamo con il sesto volume dei miei 23 schiavi, edito dalla Planet Manga. Molto molto particolare, molto horror, molto splatter, mi piace tantissimo. Per un riferito per un pubblico adulto, mi raccomando, più piccoli chiedete sempre consiglio a mamma e papà. Andiamo avanti con il decimo e purtroppo, ahimè, ultimo volume di Monster Hunter Flash, edito dalla GP Manga. Ci hanno voluto un pochettino di tempo a finirlo, però sono contenta, è molto molto simpatico, qualcosa di diverso dai soliti Monster Hunter che avevo recuperato, che poi purtroppo che hanno finito con pochi volumi o che non sono mai ancora tuttora in corso e che non finiranno mai. Continuiamo con il decimo volume dei Talismano, edito dalla Planet Manga. Non siamo arrivati con... siamo al decimo volume, non so quando finirà anche questo volume, però è molto molto carino, molto simpatico, mi piace moltissimo. Andiamo avanti con un altro grande recuperone che questo sono riuscita a trovare fuori nel mio negozio di fumetti invece che in fiera, dato che non so perché non hanno fatto vedere fuori. Sto parlando dell'11esimo volume di Nisekoi First Love, edito dalla Star Comics. E continuiamo con il 14esimo e finalmente ultimo volume di I Cavalieri dello Zodiaco Extra dell'Ons Canvas, il mito di Ade, edito dalla Planet Manga. Andiamo avanti con il 13esimo volume di The Rising of the Shield Hero, edito dalla J-Pop. È carinissimo, anche questo è simpaticissimo, molto molto carino, l'ho iniziato a leggere con i primi due volumi, è bello bello bello, molto simile alla serie di Sword Art Online, è molto qualcosina di simile. Proseguiamo con il decimo volume di Brain Hive dell'Oscurità, bene come si chiama, cazzo si pronuncia, edito dalla Planet Manga. Stranissima come serie, mi piace molto anche questo qui, non penso che sia l'ultimo perché adesso ne l'ho letto, questo qui è, non, purtroppo non è l'ultimo, pensavo che fosse l'ultimo, invece non lo è. Andiamo avanti, con questo si conclude una serie, un seinen finalmente molto bello, che è molto particolare per me. Sto parlando del ottavo e ultimo volume di Soul Keeper, edito dalla J-Pop. Andiamo avanti con un altro recuperone, un altro shonen che avevo iniziato a riprenderlo qualche settimana fa e che mi è piaciuto molto, lo volevo recuperare, mi spiace tantissimo la trama. Sto parlando dei numeri 6 e numeri 7 di Medaka Box, edito dalla GP Manga. Purtroppo ho preso soltanto due volumi perché gli altri 8 e 9 erano mancanti, quindi dovrò aspettare che il mio negozio di fiducia li recuperi, altrimenti dovrò recuperare da qualche altra parte. Numero 6 e numero 7. Andiamo avanti con un altro seinen che ho iniziato a leggere, il primo volume, mi è piaciuto tantissimo, sempre sullo stile, è molto simile a quello di Sword Art Online. Sto parlando del mio amatissimo secondo volume di Overlord, edito dalla J-Pop. Mi piace tantissimo la trama, mi piace moltissimo questo personaggio che rimane incastrato in questo gioco virtuale, è qualcosa di assurdo, bello bello, e ve lo consiglio anche questo. Se riuscite a vedervi l'anime è molto bello, avevo iniziato a vedere qualcosina dell'anime,
tanto tempo fa, ma dovrò riprenderlo anche questo sotto mano. Andiamo avanti sempre con un altro seinen che anche questo mi è piaciuto tantissimo, lo tenevo da tanto tempo, non pensavo così tanto velocemente. Sto parlando del mio amatissimo secondo volume di Loveline, edito anche questo dalla J-Pop. Andiamo avanti con l'ultimo recuperone. Sto finalmente, ho aspettato da tantissimo tempo, lo desideravo da tantissimo, sono riuscita finalmente a recuperare. Finalmente sono riuscita a recuperarli tutti, finalmente, oh mio Dio! E sto parlando finalmente di tutta quanta la serie, dal numero 3 al numero 9 di Haganai. L'ho recuperato tutto quanto, finalmente! Oh, finalmente la soddisfazione! Sono riuscita a recuperarli tutti dopo una vita intera che mi mancavano. Adesso, a parte tutti quanti gli scherzi, mi sono veramente dovuta fare il culo. Ho dovuto recuperare tantissimi questi volumi e li volevo tantissimo prenderlo, perché c'erano tantissimi dubbi anche nella casa editrice che non erano più disponibili. Ho cercato dappertutto, tutto dappertutto. Finalmente ho trovato un altro negozio che non sia quello del mio di fiducia, che mi ha potuto, ha avuto l'opportunità di recuperarli tutti quanti i volumi. E finalmente, finalmente sono riuscita a vedere di recuperarlo a Haganai fino al nono volume. Adesso speriamo che esca abbastanza, non penso tanto regolare, perché la J-Pop sappiamo com'è. Numero 3, numero 4, numero 5, numero 6, numero 7, numero 8 e numero 9. Ultimissimo recupero, questa volta un grande classico che mi piaceva tantissimo averlo recuperato. Sto parlando del secondo volume di X-Miki, edito questo dalla Panini Comics. E con questo si conclude la parte dei vecchi volumi. Ora possiamo passare alle uniche due novità, diciamo, che ho potuto recuperare invece che una, due novità. La prima novità che voglio mostrarvi è un seinen nuovo, è un volume unico, quindi non ha altre serie, non altri volumi particolari, quindi mi sembrava qualcosa abbastanza interessante, qualcosa tirito sui robot, qualcosa sui Gundam, però all'inizio non mi interessava più di tanto, però poi vediamo un pochettino cosa si tratta. Sto parlando del volume unico di Musashi Dual, edito dalla Goen. Sono molto curiosa, è un volume unico, quindi fortunatamente non ha altri volumi. Mi intrigava tantissimo questa cosa, anche se fosse stato sui Transformers, sui robot, non mi interessava più di tanto, però sono molto molto curiosa. Per il momento vi beccate la trama. Musashi Dual è una incursione del genere della fantascienza dalle tinte comiche. Il protagonista è un appassionato di Kendo che difenderà la Terra da buffi ma letalissimi invasori grazie all'aiuto di un cane venuto dallo spazio, in grado di trasformarsi in una potentissima armatura che verrà indossata, e nascerà così Musashi Dual. Azione e divertimento in questo manga che si rifà ai classici anime di fantascienza ma con un pizzico di originalità. Ultima novità, questo è purtroppo è targata Marvel, anzi la targata nuovissima Marvel, perché ormai con la nuova, i personaggi nuova Marvel ha un pochino rivoluzionato tutto quanto. Mi ha intrippato tantissimo il personaggio, perché di solito non è che leggo tantissimo la Marvel, non la leggo quasi mai, però mi ha intrippato moltissimo il personaggio, quindi vediamo un pochettino se mi piace o non mi piace. Sto parlando dei primi due volumi di Spider-Gwen. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di tutti quanti gli acquisti in manga che ho fatto, mega recuperone, acquisti nuovi volumi. Se volete sapere le novità, nuove uscite, tutto quanto, potete trovarlo sul nuovo anteprima del mese, sempre della fine di luglio, quasi inizio agosto ormai. Potete trovare tutte le quante novità, manga, figure, action e tutto quanto, straconsigliato anche questo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere con un piccolo commento qua sotto che cosa vi è piaciuto, che cosa non vi è piaciuto, qual è secondo voi il vostro volume che vi potrebbe interessare di più. E se volete quantomente qualche cosa o avete recuperato qualcosina, ditemelo pure, scrivetemelo. Io chiudo qua il video e come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace anche nella mia pagina Facebook, Twitter, Instagram e Telegram, che vi lascio il link qua sotto in descrizione. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!